Buongiorno e benvenuti in questo video. Io sono Alessia e oggi sono qua a tornare con un nuovo video che sarà un prepariamoci insieme. Mi sono scritto il vicino della luce. Ho posizionato tutte le luci e non sono ancora per accenderle. Ok, penso che ora vada un po' meglio. Allora, ok. Ora ragazzi, appunto, oggi mi andrò a preparare con voi per una tipo cerimonia, non è una cerimonia, una premiazione, diciamo, della mia scuola. Sarà alle 6, non so esattamente che ore sono le 4 e tre quarti, ma siccome devo registrare ci metto di più. No, andrò a usare queste due spazzole perché a volte questa qua non mi ripettina bene quando sono troppo gonfi. E ok, sono appunto queste. E questa crema qua della Kitty Catwalk, che è questa qua, non sto facendo pubblicità a nessuno, è semplicemente per il fatto che io la amo per i capelli ricci. Li streccia benissimo, tutto. E poi li andrò a asciugare, però penso che lo farò insieme a voi. O forse no, perché la presa sta veramente lì e quindi nulla. Andiamo a pettinarmi i capelli che devo andare lì per forza. Quindi tornerò da qui tutta quei capelli pettinati. Ci sono riuscita in un passo di magia. Ce l'ho fatta. Allora, appunto, questi sono i miei capelli. So che ho le righe in mezzo, non sono molto asciutti, però vabbè, chi se ne. Aia, è che si asciugheranno ora e in più dopo si asciugheranno un po' perché anche perché li asciugherò io con il make up. Ok ragazzi, ho già visto tutto quello che metterò appunto. Come prima cosa sempre del make up vado a idratare le mie labbra con questo qua, che lui è praticamente un idratante. Allora io ragazzi ho... Uno, vado a mettere questo idratante qua che è alla Fanta ed è anche tra l'altro molto buono. Non che io lo abbia mangiato, eh. Ok, ora che ho appunto fatto tutto più o meno. Delle labbra andiamo sul viso. Andrò a applicare questa crema qua per i bambini piccoli. Ok, allora appunto cosa andavo a dire? Appunto vado a applicare questa qua che è una crema per i bambini, semplicemente per il fatto che ho la pelle molto sensibile. Vado a applicare così perché sennò mi faccio male con le unghie. Cioè sennò la crema si infila sotto le unghie. È un po' un disastro, quindi preferisco andarlo ad applicare in questo modo. Tra l'altro, mentre mi trucco, ragazzi, vi racconterò alcune cose che è da tanto che non facciamo, prepariamoci insieme, se magari vi devo raccontare qualcosa. Ok. Allora, volevo dirvi che forse mentre mi preparo penso se appunto farò le unghie o no, perché io non volevo farle perché già praticamente sono fatte, ci ho messo un lucidatore e sono belle che lunghe, non le volevo pitturare in modo che, non, che si vedeva che erano cresciute, che sono lunghe. Ok, e quindi non lo so, però ora ci penso se mettere uno smaltino o no. Allora, appunto ho passato bene, vado a fare ultimi ritocchini. Ok, perfetto. Ora vado ad applicare un blush semplicissimo di questa palette qua di Klairs, molto molto carina. E appunto il blush sarà questo qua che è il più rosato e un po' il più chiaro, diciamo. Volevo dirvi, intanto che applico il blush, che ho cambiato, se avete, cioè se penso che lo sappiate, Instagram, Musical.ly e Snapchat. Ve l'ho spiegato in un vlog il perché, ora vado a chiudere la serranda, che mi sta dando fastidio il sole. Ok, appunto vi ho già spiegato in un vlog perché ho
io faccio sempre questa faccia per applicare il blush perché ci riesco meglio. Ok, comunque vi ho già spiegato in un vlog perché avevo cambiato appunto queste cose e ve lo volevo rispiegare per chi non ha visto questo vlog appunto. Ora vado a prendere il mio mascara trasparente che sta, mi sa, eccolo, questo qua, e già ho applicato, cioè nel senso, ok, ora vado appunto a fare così nelle mie sopracciglia in modo che si fissano, stanno bene lì al loro posto e perfetto. Se voi non avete un mascara trasparente per applicare sulle sopracciglia, applicate una saponetta, prendete un pennello, lo bagnate e appunto sfregate nella saponetta col pennello bagnato. Ok. E appunto andate ad applicare il pennello pieno di sapone lì. Ora appunto vado a metterlo anche qua, ma intanto che lo metto vi parlo. Cioè nel senso ora devo metterlo da sola perché veramente... Ah raga, prima di applicare il mascara vado a piegare le ciglia. Guardate qua che ciglia belle che... Cioè intanto mi sono fatta. Alto, ok. Però vado a piegare anche le altre. Raga, la tecnica è questa che voi prendete e alzate in questo modo. Ok, ora con il mascara, il pennello eccetera vado a farlo da sola però. E non usavo, aiuto, il piegaciglia. Ora ho dato un'unghiata qui al mio uscita labbra, è entrato un po' di uscita labbra sotto la mia unghia, però va bene, dopo lo pulisco. Vado a fare l'ultima passatina qua. Raga, di solito io non lo faccio mai con voi passare il mascara perché sennò tipo sbaffo tutto, faccio un disastro, infilo il pennello dentro il mio occhio, è un po' un casino. Tipo ora che mi sono alzando un po'. Ragazzi, se avete un po' di glitter, appunto il mio mascara trasparente che ha i glitter. Ora lo vado a mettere qua. Perfetto. Ora gli occhi e il viso, sì, sono pronti. Ora qui tolgo così. E quindi nulla. Ora passiamo alle labbra. Prima cosa vado a prendere un po' di cotton fioc perché mi serviranno. Uno... Vado a togliere l'eccesso di burro di cacao perché già ha fatto abbastanza effetto, dai, possiamo dirlo. Ora andiamo semplicemente a prendere, aiuto, questo pennello qui, un pennello qualsiasi, andiamo a prendere un ombretto o bianco o molto chiaro. Io andrò a prendere prima ombretti bianchi. E andiamo a mettere semplicemente al centro delle labbra. Praticamente voi dovete calcolare che quando finisce l'arco di Cupido, che sarebbe questa cosa così, deve essere una cosa dritta in questo modo. Ok. Allora, appunto, questo è il risultato. Io lo andrei a sfumare, vado a sfumarlo con questo pennello. Oh mio Dio. Ok. Lo andrò a sfumare con questo pennello qua per non rimanere un effetto troppo babam. Comunque sì, è strano, però dai, va bene. Ora andiamo a prendere la mia tinta labbra che è la Kiko 102 e ragazzi ora non posso parlare sennò sbaffo tutto, quindi ora la vado a mettere.
dovreste semplicemente aspettare che si secchi, che si assesti, diciamo, il tutto. E poi vi faccio vedere cosa andremo a fare. Ok ragazzi, più o meno si è assestata, è tutta asciutta, a parte alcune parti che ancora si appiccicano. Ora andiamo a prendere un nostro illuminante e andiamo a insistere, diciamo, qua. Ok, allora, andiamo a dare un'uniformizzata perché così sembra troppo disnaturale e quindi vado a prendere qua e faccio questo movimento qui. Facciamo questo movimento qui e ora un po' questo. Ok, allora, praticamente le labbra sono quasi finite, ora andiamo a prendere un marroncino. Siccome il mio rossetto è nude e nemmeno si vede a momenti che ho le labbra, vado a prendere questo qui e vado a metterlo nel contorno. Poi distaccato con questo qua vado a sfumare. Ragazzi, appunto, ho fatto già tutto il contorno e ora è molto più carino il mio trucco. È abbastanza semplice, ma semplicemente perché per il fatto non mi trucco sempre così, solamente per le occasioni un po' più speciali. Ok, ora mi vado a vestire. Ok, allora ragazzi, questo è il mio outfit. Allora, ho questa felpa qua che ho preso da H&M e H&M, come lo volete dire. Poi sotto ho una maglietta fatta in questo modo, sempre presa da H&M e H&M. E questi qua li ho presi, sono dei jeans appunto così, e sotto c'è le calze a rete che ho messo io. Li ho presi da... Da Bresk. Pull&Bear. Bresk. No. Ah, Pull&Bear, sì. Pull&Bear. E poi c'è le scarpe dell'Adidas. Poi c'è, come accessorio, ho messo questo qua, che è una collana con un diamantino, e questi orecchini qua col gelato. Ok ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like, pollice in su, commentate qua sotto per i video che volete vedere in questo canale. Da qua da Alessia è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao, un bacio, iscrivetevi e ciao!